una vita di pace, insieme con la ministra, con la matrice, e Italia Ettore e Giuseppe Romano, che ci ha cominciato a fare una petizione, ma io ho finito la parola anche per il regionale di Crescenza, ma a dire due righe per spiegare questo progetto. È sempre difficile parlare di qualcosa che avete visto, perché è difficile da dire, però dietro lo spettacolo c'è sempre la fatica e c'è sempre... Che è successo? No, perché è stato scritto? Erano da scrivere. Ah, grazie. Guarda, l'hanno fatto una sognata. Siamo quattro con Monica, che è stata la guest della Cinque, ma ci sono dei meravigliosi tecnici, cioè, quali prendiamo un applauso perché sono stati cantati i servizi di Gennaro e c'è Gennaro, che è stato per noi veramente, ci ha accompagnato alla prima e all'ultima, ha aperto questo cerchio meraviglioso, la voce straordinaria del Stato, e per naturalmente quando si fa lo spettacolo c'è una produzione, un accompagnamento importante che ci ha sostenuto in tutti i nostri percorsi, dalla messa in scena, alla drammaturgia, ai costumi, in qualsiasi nostro passo. Quindi grazie a Luigi Maggio, a Gianchino Marmetto, grazie. 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 Sì, vi ringrazio della possibilità di poter dire due parole. Voglio sicuramente, quello che porto a casa da questo progetto è l'accoglienza veramente della Basilicata, di tutti i posti bellissimi dove siamo stati, e ho notato un grosso affiatamento anche tra le amministrazioni, qui anche il sindaco che è stato Angelo Dell'Arte, e ci ha sempre accompagnato un po' il nostro angelo custode. Ringrazio ovviamente anche Gioacchino Parmente, questa iniziativa. Come diceva giustamente Diego, per noi è come un figlio questo spettacolo, è molto bello, infatti noi speriamo che possano esserci anche altre date, altre repliche, oltre a quelle che sono già messe, state messe in programma, perché credo che questo spettacolo abbia bisogno di continuare a vivere in Basilicata, che è nato da questa regione, quindi devo vedere come continuare. Allora, io ho dato la parola a Nino e a Diego, perché sicuramente sono impegnati moltissimo, ma caro Gaetano, io direi il sindaco Michele Lavorino, che è il vostro riferimento, e anche l'assessore della cultura, la dottoressa Stefania Dottaglio, per stendere, se volete, e fare una riflessione su questo momento di cultura, un progetto che viene non solo le idee, ma anche il teatro al centro. Prego, assessore, Potenza, una città che accoglie il teatro, la cultura, si riparte con messaggi costruttivi, così. Me lo faccio dire, siete stati bravissimi, una a parte testi strepitosi, complimenti davvero, l'interpretazione impeccabile da parte di tutti, con questa bella ironica che ci ha tenuto attentissimi in tutti i minuti dello spettacolo, complimenti davvero. Mi ha colpito una frase, non è esattamente questa, ma allora e così resterà, tra la leggenda e la verità e la realtà c'è il cuore che raccoglie tutto quando siamo qui a teatro. Voi ci siete riusciti perfettamente questa sera, si ripropone, io non sono assessore all'istruzione, non solo la cultura, ma nella città vi assicuro che c'è anche mia figlia in Inghilterra, e quindi mi accorgo di quelli che sono i testi che vengono studiati, si sta riproponendo con attenzione il mito, lo studio del mito nelle scuole, quindi vi assicuro che davvero potrebbe essere di grandissimo aiuto anche all'interno delle scuole e dei programmi scolastici. Grazie davvero, ringrazio la PT per aver offerto a Comune di Potenza questa enorme opportunità. Grazie ancora e complimenti davvero. Rimango con noi, io ho dimenticato il studio per la prima. Io direi anche, ho visto prima che il sindaco di Gerala, di Luisi Montale, Gerala da Rocca, piccoli paesi, ma grandi emozioni, grandi sentimenti, assessore. Sentimenti.
ci veda proprio le cose più in faccia a faccia nel confronto con la cultura. Anche essendo sempre la parola, però darei prima la parola a Michele Lavino, che è il vostro riferimento su questo. Buonasera a tutti, sarò te, grazie. Io volevo ringraziare il momento perché di questo progetto, che è stato nominato per la nostra parte. Però la straordinarietà di questo progetto è quello di aver fatto rete eccezionale. Quindi devo dire veramente bravo per aver ideato questo progetto. Devo ringraziare anche la Melina Vicente, che è una critica, scrittrice, che ha fatto uno studio approfondito sulla base di carta, sulla loro preghiera, che sarà molto brava, perché lavorare anche a lei su parte, abbiamo anticipato. Voglio ringraziare la Regione e la PT, e vorrei anche la PT, che si è presa sul palco, che ho anticipato anche di più. La PT e l'abbiamo invitata, la dottoressa Massara. Però che dire, noi abbiamo pure coinvolto i nostri bambini, nel nostro comune è stata una cosa straordinaria, questa serata con i nostri 50 bambini che abbiamo portato da scuola, vince e sono anche per l'altro da PD. C'era l'assessore che bisogna puntare sui bambini, sui giovani, e quindi io spero che questo progetto possa continuare cercando di portare la commedia, il teatro, soprattutto nelle scuole, perché è importante tornare un po' alla cultura, che è fondamentale. Non ci può essere sviluppo se non c'è cultura. Bene, io darei la parola a Lucia, che è il sindaco di Giudizio di Montale, che è la parola, che è il sindaco di Giudizio di Montale, che ma anche la piazza viva, il sindaco. Grazie, sono onorato di essere qui nel Comune di Potenza per rivivere ancora una volta questa bellissima non com'è, bellissimo spettacolo teatrale che ci ha fatto ritornare bambini, ma non si deve mai essere bambini, perché i miti ci sono, i miti ci devono essere, soprattutto per noi amministratori che dobbiamo avere sempre il coraggio che ha avuto Vecchio di affrontare qualsiasi cosa per difendere le nostre comunità e per portarle a quello straordinario successo, a quello straordinario realtà che tutti meritano, che la nostra Basilicata merita. Io spero che questo progetto, e ringrazio Gioacchino che ci ha coinvolto in questo straordinario progetto, che vada avanti, come dicevano i miei colleghi prima, nelle scuole, coinvolgendo soprattutto le scuole, perché è da loro che si deve ripartire per far grande la nostra Basilicata. Ringrazio la PT, poi questo è il mio parola di Acerenza, lo sai, quindi se un po' non so se si è commossi. Grazie a tutti, ringrazio anche la Regione Basilicata e i nostri spettatori. Grazie al Presidente Antonio Lorenzi, grazie alla sua presenza, sì. Chiedo questa attività dell'Agenzia di Produzione del Territorio. Sì, ringrazio tutti, a nome del direttore delle cattive fuori per promuovere la nostra Basilicata, e la presenza qua innanzitutto mi continuando con lo spettacolo che è veramente bellissimo, e la presenza dei sindaci che si muovono che è stato uno spettacolo apprezzato anche negli altri paesi della Basilicata, quindi vedremo come questo andrà avanti in qualche modo. Grazie a voi. Salutiamo il sindaco di Giudizio di Montale, molto attivo, che è stato con noi, la spiego da Roma che ripeto non è stato più con noi. Che tra l'altro siamo, c'è una sorpresa per tutti, un omaggio della produzione per
come riconoscimento all'attività di questo piccolo tour, piccolo grande tour, che con tutto con questa emozione, l'emozione dei violini, no? Le due donne che hanno suonato la mia amici. Grazie Gigi, buonasera a tutti, a nome della produzione voglio innanzitutto ringraziare di nuovo, un forte applauso al pubblico che è stato qui con questa sera, perché grazie al pubblico che può lasciare la nostra tavola di genere, senza pubblico no, nessun tipo di spettacolo si può mettere in atto. E poi voglio ringraziare un po' tutti quelli che sono stati gli attori, sia sul palco che fuori dal palco, questo spettacolo, perché dietro le quinte comunque ci sono persone che hanno lavorato duro e Italia Service, salutiamo tutto la Italia Service, quindi con Renato da Essa, con il mio ministro, da Taos e poi che grazie. Ringraziamo il nostro amico foto e video, Salvatore e Stefa, che ci ha accompagnato il fatto di appuntamento. E poi inizio con i ringraziamenti chiaramente a casa. Diego Somariva, il padre. Il nostro lettore, Peter Romano. La nostra testa di pace, la musa. La musa di casa, la musa di giustizia. Presentata di un gusto. Nino Lauro, lo scienziato. Stasera la partecipazione esclusiva di Monica Montella, come la vista. Il ringraziamento doveroso che abbia la parte nostra, la Regione Basilicata e l'APT per averci concesso la possibilità di mettere in azione questo progetto e ringrazio per l'ospitalità il Comune di Potenza, la Regione della Basilicata. E a tutti i membri per la sessione abbiamo preparato anche delle piccole poi per l'APT, per il direttore Antonio Nicoletti, per la direttoressa della Basilicata, il direttore della dottoressa Rossana Messi, la dottoressa Rossana Messi, e poi per i comuni che hanno partecipato con noi a questo progetto, a partire dal sindaco Michele Davino e il sindaco Gerardo. E poi passiamo a quello che è il caso. Dal lavoro che è stato fatto precedentemente, veniamo Melinda Micelli, editrice saggista e critico d'arte, che ha contribuito alla ricerca e alla costruzione del nostro progetto all'interno del progetto sulle opere di Diego. Diego Sumarino, drammaturgo, regista e attore, per la sua esperienza per la servizio dello spettacolo e per il futuro del vita della compagnia. Attenzione a voi, per il progetto di marketing del locale se lo vuoi dire. Grazie. Sì, dice, ha scritto, ha segnato e ha dato il lato sul progetto, quindi facciamo una domanda. Volevo dire che è sempre importante per una comunità svolgere un progetto di marketing turistico, specialmente riallacciandosi alla sua storia non solo passata ma anche mitologica, per riportarsi indietro nel tempo, alla gloria del tempo e riportare gli amanti quello che c'è oggi, che ci ha lasciato la storia, quindi promuovere il territorio stesso. Il progetto di marketing turistico che attinge appunto la storia di Hercules, che si fa testimonial di un territorio, non solo può diventare didattico, ma può anche declinarsi in altre forme più convergenti.
scena una leggiatria per la sua maestria che ha donato il via eccellente al personaggio della musa. Grazie, grazie, sono veramente molto molto onorata di avere questo riconoscimento e ringrazio i miei compagni di viaggio e tutte le persone che ci hanno accompagnato per queste fantastiche date in Basilicata, grazie. E infine abbiamo un ultimo certificato per la maestria e la delicatezza rotta di scena attraverso le note del violino e per il prezioso contributo alla buona riuscita del progetto. Volevo fare questo anche a Piero Formarina e Lino Lapa. No, vabbè, già abbiamo detto tantissimo, quindi grazie veramente. Io con questo per noi recitare è un dono, quindi quando siamo qui sul palco per noi veramente siamo a casa e questa lettera è stato un dono. Sì, è bellissimo e soprattutto io mi ricordo quello che ho detto in grado. Grazie a voi. Assolutamente, ringraziamo ancora.